Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questa nuova puntata di Minecraft Mod. Oggi parliamo di una mod aggiornata 1.8 ragazzi, 1.8. Questa mod è una mod molto particolare che va ad aggiornare una mod precedente che avete già visto e che troverete qui nella scheda se la volete rivedere. E si chiama Neotech questa mod. Allora, come funziona? Aggiunge un furnace generator che abbiamo già visto in quella precedente, 4 pezzi di ferro, 4 pezzi di redstone e una fornace. E in pratica con il combustibile, carbone, legno simili, produce RF ragazzi. Poi abbiamo il fluid generator che in pratica non è altro che il generatore che va a lava ragazzi, produce energia tramite la lava. Vedete, potete mettere un secchio e praticamente quasi dovrebbe riempire, infatti si è acceso. Potete anche fare un'altra miniera con un tank. Allora, poi faccio vedere pure il crafting dei tank. Poi abbiamo l'electric crusher che abbiamo già visto in precedenza e non è altro che un polverizzatore, ragazzi. 4 di ferro, 4 di flint e un pistone, ragazzi. Ok, questo lo blocco perché dopo un tot impazzisce. Allora, praticamente come funziona? È un polverizzatore classico, polverizza qualsiasi materiale e aggiunge anche in questa mod il copper e il tin minabile. Quindi polverizza anche il copper e il tin. Quindi molto simile al polverizzatore. Si crafta in questa maniera, abbiamo detto flint, pistone e 4 di ferro. Poi abbiamo l'electric furnace, che come dice già la parola è una fornace per elettricità RF, 4 iron ingot, 2 fornaci e 3 redstone. Quindi molto simile alla mod precedente, forse è la stessa aggiornata. Ok, poi abbiamo i tubi ragazzi, hanno messo anche i tubi per questa mod, che sono gli Advanced RF, Elite RF e Basic RF. Eccoli qua. Allora, caratteristiche: Basic trasporta 200 RF per tick, Elite trasporta 5000 RF per tick, Advanced RF Cable trasporta 1000 RF per tick. Crafting: allora, il primo è abbastanza semplice, un blocco of redstone e tanta lana piatta, quindi tanti tappeti di lana, così. Poi gli Elite RF Cable invece si fanno con 4 diamanti, un blocco of redstone e 4 oro, quindi sono costosini ragazzi. Gli Advanced RF Cable invece si fanno con ferro, glowstone e blocco of redstone, quindi non è proprio tanto economico questo cavo, però effettivamente sono molto veloci. Guardate, adesso vi faccio vedere, ci dovrebbe essere dell'energia accumulata qui dietro. Allora, questa è l'energia di fornace, guarda, io la stacco, boom, si è già ricaricata tutta. Cioè, pazzesco, hanno una velocità infinita, questi sono gli Elite, sono i più veloci ragazzi, eh. Poi qua dietro abbiamo degli storage che sono delle batterie. Il Basic RF Storage, che praticamente si fa con 4 di ferro, 2 Basic RF Cable, un blocco of redstone e 2 iron bar. Poi abbiamo l'Advanced RF, che si fa con oro, Advanced RF Cable, un Basic RF Storage e iron bar. Quindi vanno ad aumentare, a fare upgrade. Poi Elite RF si fa con l'Advanced RF Storage, 2 Elite RF Cable, 4 diamanti e 2 iron bar. Quindi costosini. Allora, l'unica differenza sono la quantità di energia che possono contenere. Il Basic 250.000 RF, questo ne produce 1 milione l'Advanced, e questo ne produce 10 milioni ed è l'Elite. Quindi contengono più spazio. Poi hanno aggiunto dei tank personalizzati di ferro, d'oro e di diamante. Come si craftano? Di ferro con 2 pressure plate di ferro e del vetro, proprio come è in pratica la loro forma alla fine. Questo invece è un upgrade, quindi iron al centro, gold e vetro. E l'ultimo dovrebbe essere un altro upgrade, gold fluid tank al centro, 2 diamanti e vetro. Quindi cambiano soltanto della capienza che hanno all'interno ragazzi. Poi ce ne sono altri 2 macchinari che praticamente non sono stati ancora implementati, infatti non hanno neanche la schermata, il Thermal Binder e l'Electric Miner, quindi speriamo che presto lo aggiungano. Poi hanno aggiunto un altro piccolo oggettino che è la crafting doppia, e questa è simpatica, perché voi potete fare doppio crafting da una parte e dall'altra senza dover ogni volta uscire e cambiare crafting. Giustamente se ci fosse l'Applied sarebbe tutto più semplice, ma visto che non c'è, per adesso è molto comoda. Allora, dual crafting è molto semplice da fare, crafting table è semplicissima, è semplicissima. È una mod che funziona molto bene, è la prima mod diciamo completa tecnica che ha dei tubi suoi, un polverizzatore, un crusher, un electric furnace, 2 tipi di energia diverse presa dalla lava o dalla fornace, quindi da un qualsiasi combustibile, dei tank personalizzati, una doppia crafting molto particolare e delle batterie per mantenere l'elettricità all'interno. Possiamo dire che è la prima mod completamente tecnica dell'1.8 ragazzi. Che ne pensate? Lasciate qua sotto hashtag utile, hashtag inutile. E niente ragazzi, questa era la mod chiamata, vediamo un po' com'era il nome perché è un po' difficile, Neotech. Quindi ricordatevi Neotech ragazzi, e ci vediamo alla prossima puntata delle mod. Ciao ciao.